Allora, ben ritrovato. La nostra serie continua, seconda puntata. Ieri c'era grande interesse, riusciranno, non riuscirà il ghiacciaio, le cose. Siamo qui per raccontarvi tutto. E quindi inizierei subito nel chiederti: è andato tutto bene secondo i tuoi piani, quello che avete previsto tu e Sandro ieri? Sì, più o meno è andato tutto bene. Tutto bene, siamo arrivati a Briga, che era la prima tappa, il fondo del viaggio. La prima tappa. Allora, siccome tu hai registrato anche tutta una serie di momenti, io direi agevoliamo il primo contributo che ci permette di andare proprio sul passo della furca, no? Che avete senza usare l'automobile, cioè con la bicicletta, non è che le avete caricate da qualche parte, a parte che quello viaggiava con la bicicletta elettrica, quindi no? Un po' più facilità, tu invece proprio gambe, giusto? Tutto gambe. Sentiamo il tuo contributo. Sandro, ci siamo fermati in uno dei posti topici del Furka. Dove siamo? Siamo al James Bond Goldfinger Curva. Dove nel film Goldfinger James Bond ha avuto una foratura della sua macchina, e qui c'è il cartello dove si vede la foto di Sean Connery che guarda il bellissimo paesaggio che abbiamo di Realp, dalla valle verso Andermatt. E ti senti già un po' un James Bond tuo? Un James Bond della bicicletta. Cos'è che ti ricordi di quel film? Del film è poca roba, però da bambino avevo la macchinina, il modellino di questa Aston Martin, che era piena di trucchetti vari come avevano tutte le macchine di James Bond, tipo che con un bottoncino si faceva eiettare il passeggero che veniva proiettato fuori dall'automobile, oppure aveva i tubi di scappamento che erano delle mitragliatrici, si giravano le targhe, tutta una serie di trucchetti da James Bond di questo tipo. Mi sono divertito come un matto da bambino in questa macchina. Andiamo James Bond, che la strada è ancora lunga. Eccola lì la nostra strada. E allora, quante ne sa Sandro, no? Voglio dire, gli dai là Vito e lui parte e racconta tutto James Bond. Mi aspettavo di vedere proprio anche tutto il film, in pratica, in sostanza è andata così. Bravo, complimenti. La sa lunga Sandro, la sa veramente lunga. Senti, ma ho notato che c'era un bel po' di traffico, cioè non pensavo così tanta gente. Ma sai che anche noi, cioè alla partenza c'era molto traffico, poi dopo poco a poco si è liberato, dopo praticamente il ghiacciaio, e a scendere poi sulla la Valle di Goms abbiamo fatto un percorso, una ciclabile solo per le biciclette, bellissima, lungo questa strada che di solito d'inverno utilizzata per fare lo sci di fondo, ed estate è una ciclabile meravigliosa, quindi lì ci siamo liberati dal traffico e dai vacanzieri. Chiaro, chiaro, poi c'era anche qualche moto che si sentiva passare dietro, insomma l'ambiente era anche da questo punto di vista trafficato. Senti, un dettaglio sul clima, che tempo avete trovato facendo il passo e poi anche al ghiacciaio? Faceva molto freddo, faceva freddo, faceva caldo, com'era? No, freddo no, faceva la temperatura giusta, tutto sul passo, fino in cima al Furka, scendere, poi quando a un certo punto scendendo ti sembra che abbiano acceso il phon, perché ho soltanto l'aria caldissima, quindi arrivando a Briga era caldo, però ieri sera, che tra l'altro io volevo andare a dormire in tenda, pensando, mi diceva no, e abbiamo fatto bene a seguire lui, perché poi ha piovuto per almeno un'ora, quindi stamattina penso che partiamo col fresco. Ottimo. Si vedono le immagini, tra l'altro io non l'avevo mai notato, ma salendo sul Furka c'è il golf fino a forse la terza o quarta curva salendo verso Furka, fa abbastanza impressione vedere la gente che fa il golf alpino. È vero, fa abbastanza impressione. Allora, James Bond curva, andiamo al ghiacciaio, dai, è un altro momento interessante, anche qui c'è un contributo, vogliamo sentirlo e vederlo naturalmente per chi è all'ascolto e in visione sulla 1. Sentiamo e vediamo, prego. Eccoci qua, di dietro c'è il ghiacciaio del Rodano, che è praticamente la nostra partenza. È il nostro punto di partenza. Anche se abbiamo già fatto quanti chilometri? 14. Tutta in salita. Tutta però in adesso? Salita. Tutta discesa.
Questo fa un po' impressione perché c'è una specie di tenda lì. Sì. Che cos'è? Che l'hanno messa per coprire il ghiaccio, evitare che si sciolga troppo rapidamente e preservare, penso, la grotta nel ghiaccio, che altrimenti se sparisce non ci sono più turisti che vengono a vedere. Abbiamo letto che dal 2010 al 2050 il ghiacciaio sarà dimezzato e nel 2100 non ci sarà più ghiacciaio, quindi è bene che iniziamo la nostra pedalata perché non ci resta tanto tempo. Facciamo una foto che così ce l'abbiamo. Un ultimo dettaglio prima di salutarvi, intanto a che ora avete intenzione di partire? Perché sono le 8:30, vi vedo tranquilli, rilassati. A che ora si parte stamattina? Verso le 10:30, a che ora andate? Prima di pranzo. Prima di pranzo. Ah, con calma. Prima di pranzo. Qual'è l'itinerario di oggi, Vito? Qual è l'itinerario? Oggi facciamo grande parte del Vallese, vogliamo arrivare sicuro verso Sierre e poi andiamo a trovare un amico che vedrete sicuramente domani, anzi due amici andiamo a trovare, due amici che vedrete domani. Bene. Uno è un amico conosciuto, sarà una sorpresa. Ottimo. E adesso, caro Miller, attacchiamo briga. Attacco a briga. Faccio vedere una cosa che pochi sanno. Guarda di chi è questo campo di calcio. Sepp Blatter, uela. Qui siamo. Qui è lui. Un posto importante. A organizzare. Lui organizzava dove tutto è bene. Una festa a lui dedicata perché lui è di qua. Ah sì, di Ulrich. Dall'Ulrichen, da questo campetto, è diventato il numero uno della FIFA. Ne ha fatta di strada. Questa è la via ciclabile che ci porterà in Francia, la numero 1, e qua il Rodano, come potete vedere, si chiama Rotten. Hanno il cordon bleu qua. Vai su di lì. Fermiamoci per una birra e ragioniamo. Birra? Birra, birra.